Dios de San Faustino e Giovita, l'apoteosi, sempre dei santi Faustino e Giovita, dipinta da Gian Domenico Tiepolo nella chiesa di San Faustino, l'intervento dei santi patroni a difesa della città, storia che abbiamo già raccontato, il martirio dei nostri santi protettori. Ecco, questo l'ho mai contato. Come mai sono diventati santi? I nostri Faustino e Giovita erano due giovani nobili di famiglia pagana, forse fratelli, vissuti all'inizio del secondo secolo, poi diventarono cavalieri. A forza di parlare col vescovo Apollonio, si erano convertiti al neonato cristianesimo, Edgar Piasir, i 70 che si dedicarono all'evangelizzazione delle terre bresciane. Fino a qua più o meno è storia, poi arriva la leggenda. Allora, era talmente ebrai che facevano un sacco di proseliti, tanto che il vescovo li nomina uno, Faustino, presbitero, e l'altro, Giovita, diacono. Il successo delle loro predicazioni però dava fastidio ai maggiorenti bresciani, che chiesero al governatore della Rezia, Italico, di eliminarli, tanto Ghero Traiano che permetteva le persecuzioni ai cristiani. Però l'imperatore Traiano è secco e così si rimanda. Nel frattempo i nostri convertono una cifra, diventano un problema. Ad un certo punto passa da Brescia il nuovo imperatore, Adriano, e lui di persona va da Faustino e Giovita e gli dice che devono adorare il Dio Sole. Ma scherzo mio! I santi si rifiutano, anzi danneggiano la statua del Dio pagano. L'imperatore è la Ciapamia Befes, ordina che vengano dati in pasto alle belve del circo. Le belve, quando si avvicinano, invece dei maiai, si accovacciano mansuete ai loro piedi. Sembra anche aiutate da un segno della croce fatto da Afra, che era la moglie del governatore Italico, che anche lei si era fatta convertire e anche lei conoscerà il martirio che poi la farà diventare Sant'Afra. Potete immaginare la folla davanti a quella scena. Tanti spettatori si convertono. Adriano è San Cassamo de Pie, ordina che vengano scorticati vivi e bruciati, ma le fiamme nemmeno lambiscono le loro vesti. A Brescia sono sempre più amati, quindi vengono spostati a Milano, dove vengono incarcerati e torturati, anche con l'eculeo, che fa mal fes. Ma niente, non abiurano. Allora gli tocca Roma e nel Colosseo di nuovo in pasto alle fiere, ma che di nuovo si ammansiscono ai loro piedi. Allora a Napoli, torturati e abbandonati su una barchetta, ma gli angeli li riportano a riva. Niente, alla fine vengono riportati a Brescia. Il 15 febbraio di un anno tra il 120 e il 134 d.C. vengono decapitati e i loro corpi sepolti nel cimitero di San Latino, che era qui sotto la chiesa. Qui vennero sepolti i primi cristiani. Poi sopra ci costruirono la cappella di San Faustino ad Sanguinem, poi la chiesa di Sant'Afra, che ora è di Sant'Angela Merici. Sembra incredibile, ma per alcuni secoli vennero dimenticati. Praticamente furono riscoperti solo nell'VIII secolo. E poi i Longobardi diffusero la devozione per i due santi in tutta Italia. Poi il top si raggiunse nella famosa apparizione del 1438 sulle mura del Roverotto. A questo punto la devozione bresciana fu talmente forte da farli diventare i nuovi patroni della città, praticamente andando a sostituire San Filastrio e San Apollonio, che comunque erano molto venerati dai bresciani. Vabbè, cari Faustino e Giovita, sappiate che noi bresciani vi vogliamo ancora bene fes e poi ci divertiamo un sacco quando c'è la fiera di San Faustino. Bella la fiera, però bisogna stare attenti a non fare come il Bortolino del proverbio. Il Bortolì se la fera, e si è comprato un bursì, spendito calcalghera e gamiti degna un quattrì. Passate una buona giornata!